Ma Comunque c'è sai una che luce pessima, eh. vero? Non stai registrando adesso, vero? Sì, cioè no, 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 Ah. io non mi permetterei mai. Nome e cognome. Dai, devo Beh, svegliarmi effettivamente fa adesso. Ho ridere. visto te che stavi così tipo trattenendo, io adesso sono scoppiata. Vai, ti Vai. giuro. Vai, vai, sono seria. Inizio io, inizio. Alessandro Antonelli. Elisa Mastroddi. Grazie. Quarto classico. Quarto scientifico. Come ci si sente ad essere dall'altro lato? Beh, una sensazione che ti dà questa sensazione di potenza, ecco, come tu gestisci tutto, no? In sintesi è la stessa cosa, molto meglio stare dietro la telecamera, imporre le domande invece che riceverle. Siete soddisfatti del gruppo interviste? Non particolarmente per alcuni membri che sto anche vedendo in questo momento. Però dai, si lavora bene, sono puntuali nelle consegne, è un bel gruppo davvero. La mia bocca resterà chiusa, che è meglio. Allora, per alcuni elementi, devo dire, hanno la mia stima completa, mentre per altri, che in questo momento si troveranno dietro la telecamera, un po' di meno, però sono tutti quanti gestibili, più o meno. Chi ti fa vada a Sanremo? Non ho visto Sanremo, so solo brividi per TikTok. Sanremo, no, non l'ho visto, cioè, io non posso guardare Sanremo, cioè, scusate perché vedo che gente dietro si è indignata, però dico, no, non l'ho visto Sanremo, sarà l'ignoranza, però non ci trovo tutto questo granché. Sappiamo tutti che tifavi la Bertè, per favore. Con Achille Lauro mentre lo battezzava. Sì. Ragazzi, riuscirete mai ad intervistare il professor Francesco Biazzo? Vai prima. Stiamo provando in tutte le maniere possibili, letteralmente. Manca solo che gli faccio una torta gigante. Al cioccolato scritto, per favore, fa l'intervista. Non ci ha aiutato la Ruggeri, non ci ha aiutato il Biazzo, non ci ha aiutato Don Marco, non ci ha Il aiutato il preside. preside, lo stesso preside, non. Niente può smuovere la sua onnipotenza, quindi. Prof, se sta guardando questa intervista, è pregato di venire a fare l'intervista con noi. Adesso entriamo da quella porta. Siamo simpatici e amichevoli, prof. Venga con noi. Domanda pure questa molto importante che molte persone ci stanno chiedendo è situazione sentimentale. Questa l'ha fatta Betta. Questa l'ha fatta Lo sai Betta. che adesso le devo mandare questo bipperai tantissimo. Allora, io posso spiegare la situazione sentimentale attuale della mia. Aspetta, tu scrivi No, no, no. Della mia collega qui presente. Ah, ok, vai. No, Vai. Spieghi, signorino Alessandro Antonelli, spieghi la mia situazione sentimentale. tagliamo un attimo. Posso dire che la signorina qui presente ha una relazione stabile con. Ragazzi, assolutamente non è vero. Mi dissocio da tutto quello che sta dicendo questo signorino qui. Io sono single. Scusa, vabbè, tanto l'avrò bippato probabilmente perché sarò stato costretto, però. Vogliamo parlare della situazione sentimentale di costui? Cioè, si sta ribaltando la situazione. No. Vuole che faccio nomi? No, Sì. no, 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 te No, prego, no. Hai capito? te prego, no, lei no. Cognome. Allora, I nostri no. ascoltatori vogliono sapere. No, ascoltate. Possiamo sorpassare la fase sentimentale, grazie, perché se no poi siamo costretti a fare nomi non voluti. Allora. Spoiler sulle prossime interviste? Questa. No, vabbè, dai. Spoiler. Spoiler per le prossime, allora, considerando che su questa edizione non si possono fare spoiler perché saranno già uscite tutte, per la prossima ancora, spoiler sulle prossime interviste.
No, no, allora io mi giustifico. La regia approva quello che ha appena detto Alessandro. Facendo parte della regia, io non sono tenuto ad intervistare, quindi non devo cercare i nomi delle persone e tutte cose, non devo pianificare niente, devo solo fare quello che viene dopo, quindi io posso astenermi dalla domanda. Ok, ultima domanda. Andate d'accordo con i capigruppi delle altre sezioni? Non ho avuto particolari problemi con gli altri capi delle altre sezioni. In questo momento, dopo varie discussioni, ma neanche alla fine, possiamo dire che ci siamo trovati bene anche con gli altri.